Ragazzotti, oggi proprio me la sto chillando in Clash Royale. È il quarto video che registro di seguito. Hakuna Matata, ben ritrovati dal vostro CiccioCamera89. Siamo tornati qua in un nuovo video di Clash Royale. Signori, vi ricordo che se mi volete supportare su Clash Royale, il codice creatore è CiccioCamera89. Grazie mille a chi lo farà. Grazie mille a chi sta seguendo anche la mia pagina, i burger di CiccioGamer89, ragazzi, apprezzo tantissimo. E qui sotto in descrizione trovate un link magico. Se voi lo cliccate, oltre proprio ad essere pieni di magia, troverete il link per il gruppo WhatsApp, dove sto regalando tantissime emoticon, emoji, skin delle torri di Clash Royale. Quindi se vi va, iscrivetevi al mio gruppo WhatsApp, non vi disturbo, metto qualcosina ogni tanto, più che altro sono regali che vi faccio. Allora, belli cattivi, belli gagliardi, ragazzi, io tornerei un attimino in quella che è la nostra lega. E mi hanno appena scritto su WhatsApp e mi sto quasi per preoccupare. Vi dico la verità, vi dico la sincera verità. Quindi andiamo così. Andiamo con Jean. Devo sbrigarmi perché ho la sensazione che devo giocare la pill. Abbastanza sicuro. Beh, aspetteranno qualche secondo. Che dobbiamo fare? A destra mi piace. Terremoto. Terremoto significa che tu hai il domatore, se non erro. Se non erro, l'opponent ha il domator. Quindi questa... Oh, guy. Vi piace quando faccio sta roba qua? Un minimo di coscienza ormai ce l'abbiamo, no? Ma proprio quel minimuzzo. Quindi ipoteticamente io farei di questo. Farei così. Lo sapevo che lui aveva purtroppo la struttura, ne ero cosciente. Quindi in realtà io posso fare così. Però Shang-Chi che va in hit a me non mi pare male, eh. Shang-Chi che va in hit non mi pare male. Lui sta sotto di Lisi, ragazzi. Non ci prendiamo un giro. La torre è fatta. Raga, la torre è fatta. Troppo forte. La torre è fatta. Troppo. Ok. Quindi scaricuccioli. Sempre con grande calma, con grande tutto. Probabilmente questo video qua mi toccherà editarlo. 29.000 moschettieri? Secondo me 29.000 moschettieri in maniera anche abbastanza gagliarda, se possiamo dire la verità. Quindi ci sta, siamo stati bravi. Quindi con grande calma ci andiamo a posizionare tutte le nostre truppe. Purtroppo il mio principino... Ah no, perché è stato resettato. Ragazzi, questa non è stata male. Ed eccoci qua, ho fatto la pill di Marvel Snap. Continuiamo con la seconda partita. Ve l'ho detto che dovevo andare a fare la pill. Ho giocato contro Poli, gli abbiamo rotto il sederino. Va bene, ci sta. Vi dico, sono abbastanza stanco. Sono le 19.44. Io che cosa vi devo dire? Boh. Ah, però sapete che c'è? Andiamogli a far sprecare un po' di elisir sulla torre di sinistra, perché comunque abbiamo già delle carte ciclate abbastanza bene. Forse una hit riusciamo a darla. Forse. Che tutto sommato va bene. Facciamo sicuramente così. E mi vado ad attivare la torre centrale. Vieni qua, bambolino. Vieni qua, bambolino, che usi la fulmine. Bene. Oserei dire bene. Oserei dire benissimo. Posso ciclare gli scaricuccioli. In realtà potrei attaccare a destra. Potrei attaccare a destra. Perché? Perché sì. Quindi ci provo. Forse un po' too much. Ho sbagliato il gigante royale. Lo dovevo tirare più a destra, così magari mi aiutavo un pochettino. Bene. Benissimo. Meglio di così potevo chiedere? Non lo so. Ha senso. Ma non voglio esagerare, perché già stiamo facendo tantissimi danni. Quindi è uscito anche un maiale. Mamma mia, è perfetto, ragazzi. Contro questo vi dico che potrei godicchiare. Vi dico la verità, contro questo tipo di personaggio potrebbe essere molto godevole.
Perché vi ricordo che lui ha la fulmine. Quindi avendo lui la fulmine, mi conviene per forza fare così. Non male, non male tutto, non male tutto, fidatevi. Non male tutto, raga. Non male tutto, veramente, benissimo. Veramente ottimo. La sua torre di sinistra è spappolata. Possiamo chiedere qualcosa di più? Non è facile però, ovviamente. Ovviamente non è semplice la partita. Mi devo coprire molto molto bene, perché lui può fare veramente un sacco di danni. Tantissimi. Io... facciamo allora che partiamo da qua. Facciamo così, che questo facciamo l'abilità e cerchiamo di aiutare il cannone, no? Esatto. Un po' tanto difficile. Facciamo così. Secondo me ci sta. Secondo me ci può stare. Però è difficile, ragazzi. Non so se riesco a fare qualcosa di buono. Vi dico la verità, non lo so. Allora facciamo così. E mi serve questo. E mi serve anche questo. Riesco a dargli una botta? No. Raga, purtroppo l'opponente ce la sta facendo. Purtroppo sì. Facciamo così. Non è male tutto. Cioè, ripeto, non è male tutto. Lui ha una fulmine molto forte. Potrebbe tirarla assolutamente lì. Assolutamente lì. Però abbiamo un buon valore, eh? Cioè, non è che non abbiamo il valore. Facciamo così, dai. Vediamo che succede. Vediamo che succede. Qualche dannino l'abbiamo fatto. Non doveva prendermi quello. Assolutamente. Facciamo così. Facciamo così. Quello è un problema. Quello è veramente un problema. E mi sa che purtroppo non gliel'abbiamo fatta. Già, l'opponente è stato bravo. Noi potevamo giocare meglio. Gli avevamo distrutto un po' tutto quanto. Però ammettiamolo, mi dava molto fastidio sia con la fulmine, ma in particolar modo con i brawler, cioè col bocciatore. Raga, mi dava davvero fastidio. Potevamo giocarla meglio, eh. Abbiamo splittato tanto i danni sulla torre di destra e sulla torre di sinistra. Forse è stato per quello che abbiamo perso. Però ce la potevo fare. Ce la potevo fare. Pure probabilmente l'ultima lapide non è stata una roba incredibile. Non so se lui sta giocando. Cioè, ipoteticamente l'opponent dovrebbe giocare, ma non è che mi privo di qualcosa, eh. Allora, con grande calma. Mamma mia. Altro che grande calma. Altro è grande calma. Ragazzi, cerchiamo di inventarci qualcosa, no? Ovviamente. Tosta. Gran cavaliere domatore. Vi dico, abbastanza ingarbugliata come situazione. Mi tengo in mano qualche spell. Raga, difficile vera. Difficile, difficile, difficile vera. Mo cerchiamo di fargli perdere un po' di tempo. Ok. Ok. Sentite, ha senso. Oh, il bello livello 11 è tanta roba, eh. Livello 11 è tanta roba, raga. Livello 11 contro il livello 13. Abbiamo un bel po' di vantaggio. Peccato che lui è delivellato. E questa cosa a noi fa solo che piacere. Però non ho una sbraga di niente. Abbiamo torre a 1500 di là. Ovviamente facciamo questa, ma comunque lui una hit ce la dà. Una hit lui ce la dà. E non ci possiamo fare niente. A sto punto, ragazzi, bisogna fare di questo. E come va va. Perché forse ci serviva per poi. Diciamo che l'opponentino ce l'ha, L'opponentino ce l'ha, Mo speriamo di... Facciamo così. E secondo me ci sta.
Ripeto, ci stiamo provando, non sarà facilissimo. Tanta roba comunque, per carità. Dai, che forse abbiamo fatto anche la torre, perfetto. Quindi, con calma. Vedete che c'è, facciamo di questo. Facciamo di questo, che secondo me ha senso. Secondo me ha senso proprio tanto. Siamo stati bravi, dai. Siamo stati bravi, niente da dire. Scheletrini vanno a fare il loro sporchissimo lavoro. Guardali quanto sono belli. Bravo Mirchetto, qui l'abbiamo recuperata bene. Qua l'abbiamo recuperata bene. Mi devo ricordare che in realtà già abbiamo un'altra partita. Difficile anche questa. Scalino d'oro, sì, siamo contenti. Sì, siamo contenti. Però scalino d'oro significa solamente una cosa. Che fuego, ci rompe il culo. Ma ci rompe proprio... Facciamo così? Ha senso? Secondo me sì. Non credo che dobbiamo giocare nient'altro, quindi ce ne stiamo tranquilli. Non era male questa, Non era male quella, Secondo me le frecce ci stanno. Brutta storia. Allora, dato che io ho pure che lui mi fa una fulmine, qualcosa del genere, io starei un pochino più calmo. Sarei un lallero più calmo. Allora, dato che lui già ha giocato così, secondo me ha senso fare questo, no? Questa è fortissima. Pure la strega ancora più forte. Guardate che roba. Secondo me sì. Facciamo così. Perché lo voglio un attimo impanicare lui, no? Facciamo così. Cioè, lui dovrà decidere dove dover attaccare. Cioè, fortissima, raga, sta play da parte nostra. È veramente forte. Veramente, veramente forte. È ancora più forte così. Guardate la principessa, là, la cavalieressa, non so. Cioè, ha fatto la torre, raga. Sti maiali sono fortissimi. Cioè, se l'opponente non difende... Seconda torre fatta, ragazzi. Scusate, ma sto un po' impazzendo. E... Wow. Quindi dividiamo gli scaricuccioli, facciamo delle frecce aggressive e noi stiamo nel chill. Certo, gli scaricuccioli, raga, sono veramente, secondo me, una carta bellissima. Ciccio sputatore, totalmente sbagliato, se posso permettermi. Completamente sbagliato. A noi va bene, raga, completamente va bene. Abbiamo veramente un vantaggio apocalittico, quella non mi piace assolutamente. Non mi preoccupo per il momento, Per il momento non mi preoccupo mai. Per il momento veramente no, non mi preoccupo neanche di quello, quindi stiamo un attimo tranquilli. Raga, con calma. Chi ci frena a noi? Frecce, perché quello dà fastidio. Sicuramente questo, così mi prende lui e gli andiamo a rompere un po' le scatole. Possiamo fare di questo. Immaginavo. Che mi sembra molto, molto, molto buono. Mamma mia, quanto è forte. Ha pure sbagliato l'opponente. Godo! Questo si merita le tre corone, secondo me, Secondo me l'opponente un pochettino le tre corone se le meritava. D'accordo. Andiamo a ritirare qua, perché mi sono ripromesso che, ragazzi, mi ritiro sta roba, perché sennò poi diventa... veramente, veramente un macello. Lega 5. Dai, sto facendo del mio, ragazzi. Non facendo le live, sto facendo del mio. Avete visto? Io questo è il quarto video che registro oggi di Clash Royale, perché voglio riportarlo come si deve, no? Poi, mano a mano che mi risento meglio, ovviamente cerchiamo di... Chissà se ho attivato la torre central. Guardate che è stata bella questa qui, Guardate che è stata bella questa qui, Non male. Tronco. Se avessi avuto uno di elisir in più, probabilmente. Però non è detto che la vinciamo, Non è detto che la vinciamo, ragazzi. Possiamo stare, non dico calmi, ma calmi. Ok. Va bene.
mi va bene. Voglio rischiarla. Cacci sua. Mini pecca. Abbiamo un attacco, per carità del signore. Vedo che sia molto forte. No, me l'ha spostato, maledetto. Bene, 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 bene. Sì. Sì. È difficile. Un paio di fireball e ci dovremmo essere. Calcolando che lui però c'ha i maialini, quindi possiamo fare sicuramente gli scaricuccioli un pochino alti per vedere se riusciamo. Ma comunque i maialini riusciamo a fermarli, eh. Sapete che c'è? Se tu mi dai valore, a me che me ne frega? Facciamo così, facciamo così. Va bene che è un po' splittato il tutto, sapete? Ma non è che me ne privo così tanto, eh. Guardate che vi posso dire, sembra brutta la situa e probabilmente lo è anche, ma non così brutta. Probabilmente non così brutta. Ok. Quindi facciamo di questo, facciamo di questo, facciamo di questo. Facciamo così, che dite? Non so se ce l'ho fatta. Purtroppo no. Raga, tantissimi danni e dove trovarli comunque, eh. Facciamo così. Facciamo così. Facciamo così. Facciamo così. Con calma. Facciamo così. Facciamo così. Non male, eh. Lui c'ha il mini pecca, però ricordiamocelo, non possiamo giocare male. Non possiamo giocare male. Mini pecca diventa un macello, ragazzi. Quelli sono buoni, eh. Quelli sono molto buoni per noi. Non fa niente. Facciamo così, così almeno un po' dei personaggi ritornano indietro. Esatto, però guardate bene quello che sta succedendo. Una hit? Peccato. Facciamo così? Secondo me c'ha un valore stratosferica sta roba, raga. Let's go! Oh! Molto, molto bene. Mi piace assai e sono molto contento. Perfetto, questo lo andiamo ad aprire. Ci prendiamo un po' di soldini. Ragazzi, che vi devo dire? Se il video vi è piaciuto, pollicione in su, commentate, condividete. Se non siete iscritti, iscrivetevi. Al prossimo appuntamento col vostro Ricevuto 89. Ciao, ciao!